Ehi, hey, onesimasu! Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanaiki. Sono sempre il vostro amico. Sono Songyun David Cho, maestro del Kanko Kanaiki, sesto dan di Aikido, Menkyoku Tendai Toryu. E ho qualche grado sopra la cintura nera di judo e dal 2014 ho fatto un po' di box. Sono uno storico, come ormai avrete intuito, e sono un maestro di provincia. Maestro, insegnante di provincia, brevisco. Anche se la titolarità di maestro ce l'ho grazie ai corsi EPS che ho ottenuto, però comunque sia, preferisco essere un insegnante che non a usare quel termine che molti utilizzano in modo inappropriato. Detto questo, allora, vi ringrazio di essere di nuovo qua, come vi ho detto, e ovviamente questo è un video vlog. Nei miei video vlog la mia idea di fondo era parlare della mia vita, della quotidianità e di tutte le cose che riguardano la vita da vlog. Però devo ammettere che ho utilizzato in questi mesi i video vlog per parlare un po' di quelle cose che non rientravano dentro né nella pratica dell'Aikido o del Dai Toryu, né tantomeno per quanto concerne la parte culturale, storica, marziale, delle arti marziali giapponesi, prettamente giapponesi e o prettamente di tipo tecnico-culturale asiatiche. Quindi in generale, ovviamente l'ho utilizzato per parlare di altro e anche oggi sfrutterò il vlog, il giorno del vlog e il video vlog per parlare di un argomento che un pochino è fuori dall'ambiente, però effettivamente è ancora dentro. Io ne avevo già parlato ormai mesi fa, e vi ringrazio per il sostegno che vi avete dato già all'epoca con quel video, riguardo al motivo per cui non insegno più a difendersi dal coltello. Vedo che ci sono molti argomenti a tal proposito e si parla anche di. Esistono anche scuole dove insegnano l'arte del coltello, eccetera, eccetera. Quindi volevo dato che molte persone mi hanno chiesto opinioni dopo quel video a riguardo di queste scuole dove si insegna il coltello, volevo dare la mia opinione, ovviamente opinabile, riguardo ad esse. E riconfermare alcuni principi e concetti di cui ho già parlato nel video dove dico non si insegna il coltello, ok? Cioè, perché non insegno il coltello, la difesa da coltello? Insegno magari il Tanto Jutsu che è un'altra cosa, ok? Tanto Jutsu del Dai Toryu dove si insegna a usare il coltello, ma quello è un altro discorso. Quindi iscrivetevi al canale, aiutateci a crescere, ci state aiutando tantissimo, lo sapete benissimo quanto il vostro aiuto sia grande perché siamo uno di quei pochi canali e gruppi che sta aumentando continuamente, quindi vuol dire che la comunità ci sta aiutando, voi della comunità ci state aiutando in modo stupendo, siete veramente fantastici, anzi mi sento anche molto più tranquillo e sereno da quando ho capito che attorno a me vi sono tante persone per bene che amano le arti marziali in modo puro e sincero, e non ci sono soltanto persone cattive o persone che parlano male degli altri o che parlano male di altre pratiche soltanto per fare incetta di allievi. Questa è una grande, grande sensazione. Vi ringrazio totalmente perché vuol dire che la comunità, soprattutto quella italiana, può essere e fare la differenza. Quindi grazie di cuore. Allora, dopo la sigla, ci vediamo tra qualche secondo e parliamo di questo argomento. Ai, onesimasu. Ben ritrovati amici miei. Amici miei, mi sono già presentato, sono Songyun David Cho, maestro del Kanko Kanaiki. E che dire, sono qua lieto del vostro ospite che vi parlerà di un argomento molto molto importante. Effettivamente la parte culturale storica, la parte tecnica, sono tutte cose molto interessanti e importanti che appartengono al nostro universo e appartengono a quello che è la nostra passione. Quindi io sono il primo che dice bellissimo tutto, ok? Mi piace anche stiamo portando avanti il progetto del 36 stratagemmi. Siamo già alla data di oggi, mentre sto registrando il video, siamo già arrivati alla 23° stratagemma. Mancano pochissimi, 13 stratagemmi alla fine.
e sono molto contento perché è un progetto lungo, perché sono, fino adesso sono 23 settimane, sono 36 settimane in totale e non è facile portare avanti un progetto di tipo culturale dove magari le visualizzazioni sono poche, perché ovviamente la parte troppo culturale magari non piace alla maggior parte dei praticanti o dei appassionati. Però bisogna ammettere che comunque sono lieto di che coloro che mi hanno seguito fino adesso, anche in quella rubrica, siano stati vicino a me e mi abbiano permesso di poter parlare di un qualcosa che io ritengo importante, che è la cultura. E effettivamente il discorso delle lame, dei coltelli è molto molto calda e sentita. Io, come vi ho detto, ho fatto un video e vi consiglio, per chi non l'ha ancora visto, sulle motivazioni per cui non insegno più a difendere questo coltello, che era il Tanto Dori o il Tanken Dori a seconda della scuola. Tanken Dori per gli Uomaryu, Tanto Dori per quanto concerne le scuole Aikikai o Jujutsu in generale. Perché non le insegno? Perché ovviamente sono tecniche che derivano da una tradizione giapponese, dove il coltello veniva eseguito in una certa determinata maniera. Ossia, se io utilizzo la Black Hawk, ok? Questo non è a forma di tanto, però per darvi un'idea, ok? Se io lo utilizzo, mentre oggigiorno vediamo persone che colpiscono come se fosse un ago che colpisce continuamente un punto, ok? Infatti si dice come una macchina da cucito. Perché ovviamente chi utilizza il coltello tendenzialmente, per quanto concerne quello che accade nel mondo, sono persone che esprimono forti emozioni e si avvicinano al punto tale da voler essere vicino alla persona che stanno ferendo e uccidendo. Quindi la maggior parte, almeno secondo le statistiche, sono persone che non si accontentano di un colpo solo, come si vede nei film. Vogliono colpire varie volte, perché nell'attimo in cui colpiscono, magari sono persone che su quel momento magari non hanno neanche pensato di voler uccidere, però nell'attimo in cui stanno uccidendo dicono: ok, allora a sto punto ti colpisco più volte possibile, perché così ti esprimo il mio odio, il mio malcontento, il mio brutte brutte sensazioni. Quindi per questo motivo è come una macchina da cucito che continua a mettere un ago dentro il tessuto continuamente. Mentre invece le tecniche giapponesi erano tecniche nate per uccidere una persona, perché erano derivati da attacchi di coltello che venivano applicati eventualmente anche contro chi aveva un'armatura, oppure contro chi, magari avendo un'arma, il corpo doveva avere quel potere balistico. Il corpo doveva agire con piena pressione, e nell'attimo in cui io arrivo con piena pressione col coltello, questo deve entrarti a tutti i costi, ok? E l'attimo in cui entro, mi stacco e utilizzo un'altra arma. Entro, mi stacco, ti lascio la lama dentro e me ne faccio qualcos'altro. Era un altro tipo di ambiente. Il problema di fondo è che quel tipo di ragionamento è ottimale, e si può dire: ok, stai insegnando a utilizzare il coltello, a difenderti dal coltello, da persone che magari hanno quel tipo di mentalità, mentre invece non è così. Non è così. La gente non vi attacca in questa maniera. Il coltello non lo vedi neanche, non lo vedi. E a parte il fatto che nessuno utilizzerebbe una Black Hawk come questa qua, che è da collezione, capito? Nessuno utilizza questa, per chi ama Kelly McCann magari si appassiona. Questa è una vecchia colazione, ok? Comunque sia, il Crucible, un coltello del genere, non lo vedi. Io, nessuno vi fa: oh, Dio, ti sto affrontando, quindi ti apro, cioè ti spingo, prendo il coltello, lo apro, vieni. No, il coltello non lo vedi. Non lo vedi assolutamente, non lo vedi assolutamente, lo senti. E lo senti anche dopo, perché magari sul momento senti come un pizzico di Vespa. Come ho detto nell'altro video, e non è che voglio essere ripetitivo, però effettivamente, se vi è capitato di cucinare, penso che tutti capiti di cucinare, ok? Non so, non ve lo sto tirando, ragazzi, amici miei, assolutamente. Però può capitare che mentre vi tagliate la carne, tagliate la verdura, vi tagliate. È un dato di fatto.
L'attimo in cui vi tagliate, l'attimo in cui vi tagliate, sentite una scarica elettrica. Quella scarica elettrica, o simile elettrica, la sensazione è quella, in cui ritraete la mano e vedete che comincia a sanguinare. E questo perché lo state facendo, quindi state visivamente vicino al taglio, ok? Però effettivamente la sensazione di una scarica elettrica, non avete visto quanto danno vi ha fatto. Poi successivamente, dopo che il sangue comincia a uscire, la sensazione è forte, lo cominciate a mettere sotto nell'acqua, perché ovviamente serve per fare in modo di pulire la zona. Nell'attimo in cui vedete questa cosa, la sensazione che ottenete che cos'è? E visivamente quanto è stato profondo il taglio, ok? Io per esempio ho un taglio gigantesco qua perché me lo sono tagliato mentre facevo la julienne, ok? Non sono uno chef, mi diletto a cucinare, però ovviamente capita che nel mentre io sto tagliando mi distraggo un attimo, tacchete, un pezzo di carne che è partita via. Quindi cosa succede? Che l'attimo in cui l'ho sentita, ovviamente sono andato a pulirmi e ho capito solo in quel momento che era cosa è successo, perché il corpo praticamente isola la sensazione e non sai quello che accade. Quindi effettivamente per chi... ci sono molti youtuber più o meno, anzi per la maggior parte, molto, cioè dei professionisti, delle persone che parlano comunque sia con cognizione di causa, ok? E queste persone ovviamente dicono il vero, cioè quando fanno l'esempio, una persona, ci sono tanti video in cui ci sta un duello tra probabilmente in Sud America, che si vede più spesso a Bogotà o in altri luoghi. Io ho visto, per esempio, ho visto un video a Bogotà, due persone che stanno litigando, si vede soltanto uno che si avvicina con un coltello da cucina. Noi lo vediamo perché c'è il tizio che sta registrando. L'altro non lo vede neanche, arriva a questo colpo, se ne va, questo si muove, lo spinge, fa qualcosa e dopo un attimo si accascia. Perché ripeto, il coltello non si vede, non perché è nero come il Black Hawk, ok? È nero come il Black Hawk perché c'è il Teflon attaccato, non è quello. Non si vede perché l'attimo in cui arriva ci sono persone che ti tengono il coltello anche con soltanto di punta, ok? Un po' più piccolo, con coltelli più piccoli ovviamente. Questa è una bestia. Comunque sia, con una lama piccola ti tagliano oppure ti pungono, come dicono qui in Sardegna. Allora, il problema di fondo è: se non vedi il coltello, ti sai difendere? Allora, la risposta è assolutamente no. L'idea di difendersi, secondo me, è sbagliato, e l'ho detto anche nell'altro video. Però, come ho espresso anche nell'altro video, preferisco nel non... pur essendo consapevole, è meglio essere consapevole del fatto che non ci si difende. Però, preferisco imparare delle skill, delle capacità, delle drill che magari sono magari troppo fantasiose. Per esempio, io vedo nel cambio di mano, che è bellissimo, ribadisco, bellissimo, del Kali, o delle arti legate alle arti filippine, sono stupende, quindi è palese che quel tipo di cose non avverrà, ok? Uno col coltello non lo vedi, ti accoltella e basta. Però se lo faccio per arte lo studierei al 100%, questo è un dato di fatto. Ma anche se non fosse solo per arte, idealmente imparare delle skill, ossia delle capacità, perché è una capacità anche tipo mentale, vedi un oggetto che si avvicina e tu continui a fare dei movimenti per evitare quell'oggetto che ti tocchi il corpo, eccetera eccetera, mantieni quello che noi giapponesi, no, arti marziali giapponesi, definiamo mai la giusta distanza affinché la lama non si avvicini oltre le nostre mani, quindi riesci a parare, a deflettere, quel tipo di skill può essere tornare utile da un certo punto di vista per sopravvivere. E è un dato di fatto, secondo me sarebbe più onesto di definire che dalla lama non ci si difende, si sopravvive cercando di ottenere meno danni possibili. Questo indica che la percentuale di essere accoltellati, nel senso tagliuzzati, punti, è altissima. Quello che serve è imparare a gestire lo spazio affinché io possa sopravvivere. Questo è il discorso fondamentale. Quindi
ti insegna difesa da coltello e dice ti difendere il coltello così, fa lo stesso errore dei tradizionalisti che dicono con l'attacco del coltello è una cosa dritta, in questa maniera tu afferri il coltello in volo. Io ho già citato in vari video dedicati all'aikido che mi ricordo di un signore, di un maestro che dell'aikido, che durante una dimostrazione lo fece con un coltello tipo, non mi ricordo se è un coltello comunque sia tipo Bowie o compagnia bella, ok? Tipo Rambo. Con un coltello tipo Rambo lui fa la dimostrazione e va a afferrare in volo la mano e si taglia totalmente la mano perché il coltello va avanti e indietro. Questo è sbagliato concettualmente, anche con proporre una cosa del genere è sbagliato. Proporre allenamenti con lame vere, la vita è vostra, ma secondo me è sbagliato. Anche nell'antichità, e io vi parlo da storico che ama molto le appassionate di arti marziali, non è che nelle scuole di scherma andassero a utilizzare le spade vere per ammazzarsi durante l'allenamento. E io parlo sia nel contesto orientale che anche quello occidentale. Quando si imparava, si impara affinché lo studente, la persona che è andata lì nel club in Occidente o nei dojo in Giappone, eccetera, eccetera, le persone imparino senza farsi del male, perché ribadisco quello che molti non riescono a comprendere, che molta gente moriva per niente, nell'antichità moriva per niente. Per il nulla assoluto, e già anche oggigiorno ci sono certe cose che ti uccidono subito. Pensate al discorso che ho fatto vedrete anche nel video nella seconda parte, che vi consiglio di andare a vedere, sulla vita di Masayama. Quando lo Yakuza attacca Rikidozan, che sarebbe l'atleta di wrestling, con un coltello impregnato di urina, questo muore per un'infezione. E stiamo parlando comunque sia degli anni 50-60, Quindi, nell'antichità, andare in un dojo, rompersi un braccio, vuol dire che rimani monco. Andare in un dojo, essere tagliato, vuol dire che non guarisci più. Anche solo un minimo taglio, ti entra l'infezione, sei morto. Cioè, diciamoci il vero. Poi è un dato di fatto che ci sono persone molto fortunate che anche in guerra venivano feriti e riuscivano, magari avevano degli anticorpi più forti oppure erano anche una questione di fortuna, riuscivano a guarire dalle ferite. Questo è un dato di fatto. Però è anche un altro dato di fatto che molte delle tecniche che vengono utilizzate, che alcuni dicono, quelli della difesa personale dicono, sono inapplicabili, ossia le leve. Inapplicabili in che senso, scusate? Cioè, ora farò anche un video a tal proposito. Inapplicabili perché ovviamente chi le studia male. Se una persona invece si dedicasse solo a fare quello, ovviamente facendo anche uchikomi sulla leva, impara a farlo molto meglio. Lo impara a applicare anche in combattimento, è un dato di fatto. Quindi, ritornando a noi, le leve venivano applicate per un motivo semplicissimo, per menomare l'altro e magari lasciarlo vivo nel clan avversario come un reietto, che il clan doveva comunque sia fare in modo di accudirlo, cioè un danno sociale, capite? Quindi, tornando a noi, secondo il mio punto di vista, imparare delle skill per difendersi da coltello, ossia per sopravvivere da coltello, è ottimale. Io preferirei fare questo piuttosto che non sapere nulla e cercare di fare i 100 metri piani, cosa che non sono molto abile, nel mio caso non sono molto abile a correre. Corro, ma non sono un centometrista. Se l'altro è più veloce, ho speso tutte le energie nel correre più velocemente con tutta quell'ansia, quella paura, quel senso. E poi se ci sono persone attorno a me, la mia famiglia, o sto in giro col mio cagnolino, che faccio? Lo lascio lì. Capite il senso del discorso? Ovvio, il discorso pratico sulle difese personali è sempre lo solito. Se qualcuno vi minaccia, dategli quello che sta chiedendo, sempre fino a un certo limite, perché ovviamente se vi chiede qualcosa oltre che sarebbe la vita dei vostri cari, la vostra integrità, no, dovete fare qualcosa. Ma andare lì a fronteggiare uno c'ha il coltello e andare lì a cercare di prendergli l'arma,
Questo, se si parte a priori così, è sbagliato. Se invece sono a rischio di danno, a rischio della mia vita, eccetera, eccetera, preferisco conoscere comunque delle skill e applicarle piuttosto che non conoscere nulla. E ripetiamo, abbiamo già citato il video che ho visto io di Bogotà. Esistono comunque anche molti altri video che mostrano persone che non hanno mai fatto nulla, signore casalinghe, donne anziane, uomini anziani, che riescono comunque a sopravvivere e non hanno mai praticato. Quindi, secondo la mia visione delle cose, allenarsi a gestire il coltello, ma anche allenarsi solo a guardare il coltello, nel senso, io guardo il coltello, capisco la sua forma, capisco il peso, capisco che una persona che lo sta tenendo forte, non, soprattutto se tiene forte qui, non gli riesce a fare leve o levucole, capito? Una persona che sta in modo aggressivo e ci mette tutto il suo pensiero per colpirti col coltello, ci avrà il braccio molto molto forte, lo tiene con la massima forza. E quindi va andare lì ad applicare delle leve assurde o anche colpire per ammorbide, cosiddette ammorbidente, il viso dell'altro 1000 volte cercando di controllare il coltello. Ci sono situazioni che non si può dire, ok, ho fatto questo, mi sopravviverò, perché l'attimo in cui tu stai colpendo, stai bloccando e colpisci violentemente il viso dell'altro, questo si ritrae, nell'attimo in cui si sta ritraendo ti taglia ed è un attimo, ok? Un attimo. E l'attimo in cui ti ha tagliato, senti lo shock e il secondo istante che è dopo lo shock è l'accoltellamento. Finito. Però nonostante tutto preferisco imparare delle skill che mi permettono, che può essere proprio qual è il peso del coltello, cosa significa tagliare, taglio la carne cruda, taglio varie cose. Mentre cucino, se ho anche quella esperienza, se mi taglio e diventa esperienza. Ma soprattutto preferisco a capire che col coltello non si scherza, non è un gioco. Non è che c'è il coltello e c'è il grande, c'è Danino Santo che mi fa, ok, che Danino Santo poi è un grandissimo che comparirà tra i personaggi storici che sto facendo come rubrica. Comunque sia, non è che si nasce Danino Santo, questo è il discorso fondamentale. Se c'è uno col coltello, penso che anche Danino Santo insegni ad accettare di dare il portafoglio fino al limite della sua integrità, ok? Però comunque sì, ribadisco, esistono persone che si sopravvivono, quindi non è vero che c'è solo la morte. Esistono persone che sopravvivono. Però bisogna comprendere, come dicono questi esperti che hanno questi canali, con anche tantissimi iscritti, perché ovviamente dicono le cose giuste. Se c'è una possibilità, sfruttiamola. Però bisogna essere consapevoli del fatto che non siamo Superman, non siamo invulnerabili, non ci si può difendere da coltello pensando, ok, ho imparato la tecnica, ora lo andrò ad applicare. Non si riesce a fare questa cosa neanche con le arti marziali, con le leve, con le proiezioni. Pensiamo al judo, e vi parlo da judoka, eh. In questo momento sono diventato judoka, ok? Parlo dal mio lato judoka, perché come sapete ho fatto qualche grado sopra la cinturone di judo. Comunque sia, quando voglio fare un uncimato, non è che dico, ok, adesso ti prendo e ti faccio uncimata. Questo nell'attimo in cui sono talmente più forte fisicamente, talmente più bravo tecnicamente dell'altro, un Ono mi dice, ti faccio uncimata, mi fa uncimata. Per dire Ono, ok? Ok. Però nell'attimo in cui stiamo praticando, chi fa sparring, chi fa randori, chi fa gli sciai, eccetera, eccetera, comprende che arrivare a fare Uchimata, a meno che non sei proprio un livello supremo, non glielo farai. Se non attraverso un grande sforzo fisico, mentale, di preparazione che hai avuto prima, eccetera, eccetera, arrivi al punto tale che crei il Kuzushi giusto e rifai la tecnica. Ok? Se è già difficile fare questo, pensate con una lama, che vi sta tagliando, vi sta perforando e basta un colpo solo ed è finita veramente. Da rifletterci su. Questo per quanto concerne la difesa coltello. Eppure, come diceva Galileo Galilei, il grandissimo, eppur si muove, nel senso che eppur ci sono persone che si sono difese.
magari per la stupidità di chi aveva il coltello, magari per la non intenzionalità di chi aveva il coltello, magari con, oppure la volontà di sopravvivere di quella persona che era più elevata in confronto alla paura di vedere uno col coltello. Questo sì, ci sono tanti elementi che bisognerebbe analizzare, però questi elementi sono elementi che solo sul momento una persona sentirà e cercherà di vivere. Nella realtà dire ti ho insegnato a fare difesa da coltello e tu ti difenderai è sbagliato. Non si sopravvive dal coltello, cioè non ci si difende dal coltello. Al massimo abbiamo una piccolissima percentuale di sopravvivere, a quello si aggiungono tutte le nostre volontà, la voglia di vivere, la voglia di non di ritornare a casa, la voglia di non morire, la voglia di eccetera eccetera eccetera, che ci porterà magari a dare a concentrarci, focalizzarci nel cercare di sopravvivere e, se siamo fortunati, a neutralizzare l'altro. Questa è l'idea di fondo. Quindi questo tema è molto scottante, molto sentito dall'ambiente marziale, perché esistono veramente troppe persone che ti insegnano a difenderti dal coltello. Io ho visto seminari di jiu-jitsu internazionale o jiu-jitsu italiano, questi seminari dove questi maestroni panzuti, io sono un ex ciccione quindi posso definirli panzuti quanto voglio, perché so cosa significa, potrebbero dimagrire, se lo vogliono lo fanno, purtroppo non hanno voglia, ok? Ma magari alcuni sono anche felici di essere così, quindi non è che vado a inficiare su quello, ok? Però questi insegnanti super panzuti dove si vede proprio che l'acama o... che alcuni mettono l'acama senza senso, cioè ti metti una casacca di color strano e poi ti metti l'acama, non ha molto senso. Comunque, come si chiama? Ritornando a noi... perché un fatto è il un fatto è il keikoki, che serve il judoki o il karateki o il keikoki in generale di pratica, ok? Di cotone. Un altro è il kimono. Il kimono può essere di vario colore, varia forma, varia tipologia, è bellissimo. Ma un keikoki con colori svariabili, io ho visto persone che avevano l'hakama con un keikoki mimetico, cioè delle cose atroci. Comunque sia, queste persone insegnano la difesa da coltello con una persona che rimane ferma col coltello così, e loro gli fanno mille tecniche. È brutto, molto molto brutto. Oppure persone che stanno così e gli altri dicono dagli un calcio sulla mano. Ma come si fa? Come si fa? Siamo nel 2020, non siamo più negli anni 70 dove il mito di Bruce Lee o dei karateka di un certo livello aleggiava e quindi sembrava che si potesse fare una cosa del genere. Questo è molto triste. E quindi il discorso è che purtroppo esistono queste persone che... E poi ci sono i fanatici del Krav Maga, che il nostro amico Cicalone chiama Krav Maghi. Questi fanatici che purtroppo insegnano cose sbagliate perché non è nel fanatismo che è l'errore, perché una persona può essere un appassionato di Krav Maga, però quando comincia a dire oh ragazzi io col Krav ci vivo e quindi col Krav io faccio questo, dimmi, se uno mi mette il coltello qui lo prendo, lo sdrumo, oh ma ci rendiamo conto di cosa stai dicendo? Purtroppo è questo, sia i tradizionalisti che quelli di Krav Maga, ci sono gli esaltati che purtroppo insegnano male. Ci sono persone che non hanno mai ricevuto uno schiaffo in vita loro che insegnano male. Ci sono persone che non hanno mai tenuto un coltello in mano perché magari hanno avuto sempre la mamma che li cucinava o la moglie che li cucina, quindi non hanno mai cucinato in vita loro, non si sono mai tagliati, quindi non sanno neanche che cosa significa essere tagliato. Questa è incoscienza. Insegnare queste cose è da incoscienti, ok? Insegnare che cosa? Dire al proprio allievo, ora ha imparato questa tecnica e quindi saprai difenderti da coltello. Provo a dire, difesa da coltello. Utilizzerai il coltello per difenderti. Questo è incosciente. È lo stesso discorso che ho fatto anche nell'altro video. Il motivo per cui io mi rifiuto di fare queste cose. Di insegnare il coltello come difesa. E qui ora arriviamo al discorso fondamentale. Allora, secondo il mio punto di vista, le scuole di Krav Maga, le scuole tradizionali italiane che sono stupende, di coltello o chi insegna a utilizzare in modo tattico, perciò ci sono scuole che insegnano metodi tattici per utilizzare il coltello in ambiente militare, eccetera, eccetera, sbagliano? Assolutamente no.
insegnano bene, stanno facendo qualcosa di interessante e la loro passione portano avanti, per quanto concerne le scuole sia filippine che italiane, portano avanti una tradizione, ed è brutto perdere una tradizione, ed è una tradizione armata. Cioè, persone, io da appassionato di coltello ho visto, per esempio, a parte la patatese o questi coltelli sardi che sono stupendi, ho visto moltissimi coltelli anche di stampo romano che sono coltelli da duello, vuol dire che in un periodo venivano utilizzati quel tipo di armi per poter risolvere motivi di onore oppure vari tipi di cose. Quindi in generale imparare a utilizzare la lama per poter essere applicata in un contesto tradizionale è bellissimo. Ovviamente preferisco queste persone piuttosto che persone che insegnano il coltello, piuttosto che sanno e rispettano la lama, piuttosto che le persone che panzute, che fanno jiu-jitsu eccetera eccetera, o anche aikido, dove vanno ad afferrare la lama in volo, capite il senso? Almeno queste persone non lo fanno, sanno, rispettano il coltello. Poi anche lì ci saranno gli esaltati che dicono: arriva il coltello, paralo meglio prepararlo con la parte esterna del braccio invece di quella interna, perché qui c'è il muscolo e quindi ci sarà un sangue, ci avrai problemi anche a chiudere la mano, mentre invece qui te lo tagliano. Sì, è vero, è molto interessante, però in generale è molto teoria, molta teoria. E perché ha molta gente che l'ha fatto non è mai stata realmente aggredita da coltello. Però preferisco persone che comunque parlino di questo tipo di teorie per sopravvivere, piuttosto che persone che dicono: andiamo ad afferrare, come abbiamo visto poco fa, andiamo ad afferrare un coltello come questo, lo vado ad afferrare qui sopra. E no, dai ragazzi, non sai neanche, non, la mano non rimane lì, si viene ritratta. E quando, nel caso giapponese, quando veniva trafitta una persona, veniva trafitta con tutto il potere ballistico, che la mano non la vedi neanche, e una volta trafitto con tutto il corpo entra col colpo che spinge l'altro molto indietro. L'attimo in cui viene trafitto, si cerca di tagliare, come se si facesse seppuku, per fare un esempio, taglio orizzontale, ossia arriva e comincia a tagliare il corpo dell'altro con tutto il peso sull'altro. Questo lo dice per esempio il tanto giusto del Daito Ryu. Nel Daito Ryu si insegna proprio a arrivare con tutto il corpo, con la spalla e la lama, a trafiggere e poi tagliare. Perché la realtà è questa, nessuno fa questo. Nessuno fa questo, ok? E se lo fanno, sono persone che sanno utilizzare molto bene il coltello, ma non stanno fermi e rigidi come nei kata, in cui stai fermo e l'altro ti fa tutto, cioè, capite il senso? L'attimo in cui trafiggono, facciamo conto, io faccio una stoccata in angolo, per esempio nei filippini lo chiamano angolo 1, ok? Faccio la stoccata, l'attimo in cui faccio la stoccata io me ne sono già andato, ragazzi. La realtà è molto diversa, molto molto diversa. Quindi, tornando a noi, non si può fare una difesa dal coltello in quella maniera, andando, ok, viene, lo andrò afferrando. Oh, Dio santo, ho visto delle cose atroci. E parlo di miei colleghi di Aikido. Quindi, il discorso è: le scuole tradizionali di coltello insegnano bene, benissimo, cioè fanno una cosa tradizionale ed è stupendo. Ed è stupendo quello che stanno portando avanti, una tradizione millenaria, anche in alcuni casi anche millenaria, e fanno bene a insegnarlo. Se poi mi dite: c'è una morale a insegnare a utilizzare il coltello in contesti del 2020, allora prima di tutto io non penso che nessuno di loro insegni alla gente a portarsi in giro il coltello, perché è illegale. Io rimango molto perplesso e basito di alcuni gruppi anche italiani dove dicono: il mio everyday carry, perciò quello che porto in giro tutti i giorni, nell'elenco non dovrebbe comparire neanche una forbice, mentre invece compaiono coltelli grossi così. Ma io mi dico: ma state andando per montagna a funghi oppure è un everyday carry urbano e questo non si fa, perché è illegale portare i coltelli. Si possono collezionare, si possono pulire, amare, baciare. Io per esempio, a me piace baciare le mie bambine, che sono i miei coltelli. Però
però non si può portare in giro. Questo è grave quando una persona comincia a mettere foto in cui dice il mio everyday care è questo. Io, per esempio, nel mio Instagram ho messo tanti anni fa delle foto di quello che sarebbe ipoteticamente sarebbe stato per gli americani il mio everyday care. Purtroppo non si può fare, è un dato di fatto. Quindi, tornando a noi, il coltello, quelli che insegnano il coltello lo insegnano in maniera totalmente tradizionale, attraverso anche il loro... i loro movimenti a danza, perché ho visto anche dei movimenti che ricordano molto la danza tradizionale siciliana o pugliese, sarda, eccetera eccetera, e questa tradizione viene mantenuta. Quindi che differenza c'è tra chi insegna coltello da chi insegna a utilizzare la spada? Nulla, nulla assolutamente. Il problema è quando, se puta caso, incontri un esaltato che ti dice: ah, ti insegno a portare il coltello nascosto nei tuoi pantaloni o in un'altra maniera, e quindi a utilizzarlo in un contesto civile del 2020. Questo può risultare pericoloso come informazione, pericoloso come idea. Pericoloso soprattutto perché è un pochino da... non lo so, non va bene insegnare. È vero, si può insegnare in maniera teorica se una persona è... facciamo conto, una persona apre un corso alla Jason Bourne, ok? Vuole aprire un corso alla Jason Bourne, ok, ti insegna a utilizzare, a occultare il coltello, a farlo uscire subito e ad aprirlo, ok? Oppure fa un combatives, come per esempio i corsi di Kelly McCain. Io ho visto Kelly McCain che insegna a utilizzare il coltello dal pantalone a tenerlo fuori. Oppure Michael Janich, di cui io sono collezionista dei suoi coltelli, che mi piacciono moltissimo. Mi piace il Warncraft per la precisione, che sono coltelli dritti. Sono gli ultimi modelli, non l'ho preso perché è ridondante, sono sempre gli stessi modelli rivenduti con piccole finiture differenti. Come collezionista mi sono detto no, non era il caso. Comunque sì, anche Michael Janich insegna a tirare fuori il coltello e a utilizzarlo, ok, sono scuole, però bisogna ammettere che il McCain e Michael Janich vivono in un altro ambiente che quello americano, dove il coltello è permesso. In un contesto italiano, no, quindi l'insegnante, e sono sicuro che tutti gli insegnanti di coltello italiano o filippino insegnino a tutti i loro allievi a dire: non dovete portarlo in giro, ok? Io vi insegno l'eventualità, capito? L'eventualità teorica, come l'estrazione della spada, è tutto teorico. Non è che vai una persona va in giro con una katana o uno shinken, capito? A parte i matti, perché ci sono stati a Roma i casi di persone che avevano non uno shinken, però effettivamente avevano i giornali dicevano katana, sicuramente era un macete. Andare in giro con questo e hanno ucciso un paio di persone tanti anni fa. Quindi ho ferito, se non mi sbaglio, tanti anni fa in zona Parioli, quindi pensate un po'. Comunque, tornando a noi, il discorso fondamentale è che quando noi andiamo a parlare di certe cose, e sta nell'insegnante a dire: guarda, ci sono queste leggi in Italia e devi assolutamente seguire queste leggi, non puoi fare al di là di queste leggi. Non puoi. Chi insegna ai propri allievi: oh, devi occultare il coltello, è sbagliato. È come dire: se fosse possibile, occulta la tua spada così che puoi utilizzarlo nell'eventualità che c'hai un rischio. Perché si va a incorrere in situazioni penali gigantesche. Anche solo il porto è una cosa, ti denunciano penalmente. Cioè, signori, ragioniamo su questa cosa. Pertanto, sono convinto, più che convinto, che le scuole tradizionali di coltello italiane, filippine o quello che volete voi non insegnino queste cose. Lo insegnano per arte. Arte è un conto, insegnare. Poi, sul discorso morale, insegnano a uccidere una persona, concettualmente tutte le attimazioni non dovrebbero insegnare, perché anche l'aikido, anche se molti dicono pace, love and peace, ok, quello va bene anche quello, perché è accettabile anche quello. Però nella realtà l'aikido nasconde all'interno della sua struttura le tecniche del Daito Ryu. Le tecniche del Daito Ryu non erano love and peace, erano tecniche utilizzate ed operate per avere un fine unico, ossia quello di eliminare l'altro.
Quindi, tornando a noi, anche nell'Aikido stesso, se andiamo a vedere lo stile Iwama, soprattutto nei Buki Bazaar, che vi consiglio di andare a vedere i video sul Buki Bazaar, sia sulle armi, che sto tenendo come rubrica nel nostro canale, anche nel Buki Bazaar, Uke Tachi, Uke Jo uccidono l'avversario. Quindi, dove sta il discorso? Nel karate, ogni colpo dovrebbe essere il colpo definitivo e dovrebbe uccidere l'altro, eccetera eccetera eccetera, per tutte le arti marziali esistenti. Non esiste un'arte marziale o che, se non utilizziamo i termini occidentali, utilizziamo Budo, Musul, Wushu, quello che volete voi, non esiste nessuna di loro. Forse il Tai Chi, perché il Tai Chi è, secondo me, non è un'arte da combattimento, e lo ribadisco. E non esiste un'arte che dice non uccidi l'altro. Noi con la nostra morale possiamo cercare di neutralizzare l'altro, ma non esiste un'arte che non ti insegna a uccidere. Quindi il discorso fondamentale è che la morale non si può mettere in una scuola tradizionale che ti insegna un qualcosa che nella tradizione italiana, per esempio nel caso delle scuole tradizionali italiane, dove il coltello veniva utilizzato per duellare e vincere l'avversario, ok? Si può, ovviamente, anche nei duelli occidentali, diciamocelo, c'era il primo tocco, il primo sangue. Cioè, poi c'erano varie regole che non sto qui a dire perché non sono un esperto di regolamentazioni italiane sui duelli, però c'erano molte cose che non definivano la morte. Quindi c'erano delle regole prefissate dell'onore, eccetera eccetera. Quindi queste scuole ovviamente perseguono questa tradizione, quindi ben vengano che insegnino queste cose, ben vengano. Il problema è quando c'è l'esaltato che ti dice: occulta il coltello, tieni in una determinata maniera, se puta caso vedi che uno ti sta aggredendo, tu lo spingi, e dato che c'è una legge italiana che dice la difesa deve essere a pari livello dell'aggressione, che poi quello è interpretabile in modo molto pericoloso, ragazzi, molto pericoloso, non è così. Se io o uno mi c'ha un coltello e io lo neutralizzo e gli spacco un braccio, dipende da quale giudice incontri, se tu non hai esagerato, anche se quello aveva un coltello, capite il discorso? Dipende, la legge deve avere anche un buon avvocato, e il mal di testa per stare dietro a queste cose. Il discorso, preferisco avere un brutto processo piuttosto che una bella bara. Sì, è comprensibile, sono uno di quelli che lo comprende. Però diciamoci la verità, stare dietro a tutte queste cose e seguire un processo penale non è facile, sono tanti soldi, tutti i vostri sogni, le vostre risorse energetiche, le vostre risorse economiche, le vostre risorse di tempo vengono tutte spese per questa cosa. Pertanto, un po' di cervello nell'attimo in cui decidete di muovervi. Dovete muovervi soltanto nell'attimo in cui l'avversario, cioè l'aggressore, vi sta veramente minacciando di vita, o sta minacciando la vita dei vostri cari, o sta veramente andando a colpire qualcosa che voi profondamente ritenete giusto per voi. Questo è molto importante da comprendere. Quindi, per fare il wrap up, chiudere il discorso, le scuole tradizionali fanno benissimo a insegnare questo. Non vedo perché ci si debba fare la morale a una persona che vuole insegnare l'arte del coltello. Lo stanno facendo come arte. Come può essere la scuola di spada, come può essere la scuola di anche di tiro con l'arco, perché scusate, è vero che l'arco è olimpico, quindi sto colpendo un bersaglio, però da dove veniva questa arte olimpica? Da un'arte in cui uccidevano le persone, cioè, capite? Se per questo nelle Olimpiadi ci sarà anche il tiro con la pistola, non mi dite che con la pistola non si uccida. Quindi in generale l'arma, la morale del discorso che fanno molti è l'arma che fa che rende cattivi. No, non è vero, è solo la nostra paura ancestrale dell'arma stessa. Però in realtà, di fatti, non è l'arma il problema, è chi lo tiene in mano, ok?
quindi le scuole tradizionali di armi, coltelli, eccetera eccetera, che insegnano, va benissimo. Chi insegna la pistola tattica, la pistola in movimento, eccetera eccetera, va benissimo, fanno delle cose stupende che non nego che farò anch'io e andrò a imparare. Non si può fare murale su queste cose, non si può. E poi meglio una persona allenata a fare un certo determinato cosa, perché così che impara a non utilizzarlo, piuttosto che una persona non poco allenata che va in giro perché ha paura, magari è un po' paranoica, va in giro con delle lame addosso. Eh no, non va bene, non va bene assolutamente. Comunque in cui tutto questo discorso ritorna al fondamentale, l'idea che bisogna stare attenti a chi vi sta insegnando. Chi vi sta insegnando è una persona molto molto, come si può dire, potrei dire, esagerata, una persona che parla con certi tipi di linguaggio, sia fisico che a parole, è aggressivo e vi insegna certe cose, evitatelo, evitatelo, perché magari può essere il più grande tecnico del mondo di combattimento a mani nude oppure con le armi, può essere il più grande del mondo, ma sei una persona cattiva, e questa è una cosa che ribadisco anche nell'aikido. Se il vostro maestro è una persona che continua a parlare male degli altri, vuol dire che non ha capito niente della pratica, perché vuol dire che non pratica, prima di tutto non pratica, perché una persona allenata, che si allena continuamente, è concentrata nel suo allenamento, non sta lì a parlare male degli altri, non sta lì a dire, a darvi idee pazzesche come il porto di coltello, oppure difendervi da coltello perché siete diventati Superman. Questo è il discorso fondamentale. Quindi, tornando a noi, si difende da coltello? No! Ci si sopravvive e si imparano delle skill che aumentano la percentuale di sopravvivenza che potremmo avere nell'attimo in cui decidiamo di agire, e ben vengano queste percentuali in più, è un bonus in più, è come un più uno nel Dungeons and Dragons, capite? Che il più uno non è che ti fa la differenza, però magari fa più danno, per farvi un esempio, nei Dungeons and Dragons, ok? Io ero una passione di Dungeons and Dragons all'università. E che dire, sì, è così, perciò si sopravvive dal coltello, le scuole tradizionali fanno bene insegnare certe cose, state attenti agli esaltati. Grazie di aver seguito il video, è di buon lungo, questa volta comunque il video è totale, perché ovviamente non si può dividere in più parti, e iscrivetevi al canale, aiutateci a crescere, e grazie di essere stati qua. Quindi al prossimo video, non muore che te lo superstar.